Salve a tutti, Sim! Benvenuti sul canale, io sono Maricelle e siamo tornati nella Cluedo Challenge, ragazzi. Abbiamo avuto il primo omicidio, l'omicidio di Jordan, che adesso è appunto qui. Avete già iniziato con le vostre ipotesi di chi potrebbe essere l'assassino. E sì, avete optato in molti per John, molti hanno detto John, altri hanno detto Harry. E altri ancora hanno detto Nicolò. Io non voglio influenzarvi però troppo. Più avanti leggerò magari in modo più approfondito i vostri commenti. Per adesso cerco di rimanere sul vago, in modo che continuate a farvi le vostre idee. Comunque, alcuni di voi hanno avuto delle buone intuizioni, diciamo così. E non sto dicendo che sia uno dei tre, però tanti di voi hanno espresso dei concetti, diciamo, vicini alla realtà. Non posso dirvi più di così da questo lato. Allora, qui abbiamo Nata Brown. Ricordiamo che lei è snob, testa calda, evasiva e socievole ed è triste per la morte. Abbiamo Alexi, lei è sicura, amante dell'arte, creativa, riflessiva. E lei è ispirata. Ricordiamo anche che stava facendo un dipinto quando il nostro Jordan è morto, quindi chissà, non so se è ispirata per un motivo o per l'altro. Qui abbiamo Niccolò che è molto triste e lui è attivo, ambizioso, romantico e attraente. Abbiamo Chloe che è triste anche lei, amicona, amante della famiglia, allegra, socievole, quindi. Abbiamo Erica, quindi voi hanno detto che aveva uno sguardo strano. È perfido, ambizioso, attivo, metabolismo elevato. Abbiamo Neki Demon, non riuscirò mai a dirlo, non ci riuscirò mai. È genio, allegra, buona, veloce a imparare. Anzi, Niki, chiamiamola Niki. E abbiamo John, a cui viene da vomitare. È schifiltoso, malvagio, ordinato, attraente. Ecco perché gli viene da vomitare. E l'indizio, ragazzi. Come sapete, era appunto questa medaglia, mettiamolo così. Era un buon indizio, non sarò così buona, non sarò così buona. Qui abbiamo ancora la morte, andiamo avanti, facciamoli partire, lasciamoli fare. Lui scappa la pipì. Sì, gli scappa decisamente la pipì. Beh, è andata al bagno, non è che dovete stare qui fermi. Sono curiosa anch'io di vedere cosa ci combinano i nostri sim. Sono tristissimi. Ma tra di loro c'è un assassino, quindi c'è qualcosa che non torna comunque. Sono tutti tristi alla fin fine, tranne Alexi e John. Però io non fiderei nemmeno dei tristi, devo dire la verità. Lei cosa? Sta mangiando tutta la frutta in modo molto molto intelligente. Siete tutto qui, tutti quanti qui, e lei è vicina a Nicolò. È molto triste, quindi lamentate i problemi, lamentatevi tra di voi. Allora, avanti, spettegolate, cercate conforto tra di voi. Esalto esercizio. Cosa possiamo fare? Lamentate dei problemi. Sì, lui comunque ora ha disagio, gli scappa anche la pipì, spero che non se la faccia addosso. Anche l'altra volta loro due hanno parlato. Magari c'è un piccolo interesse, non lo so. Qui abbiamo la nostra Niki, anche lei è qui, si fa un po' gli affari suoi, però direi spettegola ed empatizza. Interessante. Empatizza. E facciamo anche analizza la personalità. Lei sì, mi mette dei dubbi anche lei in un certo senso. Ovviamente lei è triste, però ricordiamoci che è pur sempre un alieno. È pur sempre un alieno. Quindi Nata Brown. Nicolò ha dichiarato che i film dell'orrore sono il suo genere preferito. Fantastico. Ah, i film dell'orrore sono il genere preferito di Nicolò. Lui cos'ha? È triste. John. No, sono tutti qui, ragazzi, niente meno che tutti assieme. Ci manca proprio questa cosa. Tutti quanti assieme, ragazzi, tutti assieme. Ora lui è molto triste, molto molto triste ed è andato a sedersi da solo. Lui si isola sempre, ragazzi. Lui veramente si isola tutte le sante volte. Gli piace veramente tanto stare da solo.
il resto più o meno sono tutti qui e stanno ovviamente male per la torta alla frutta, ma io direi sentite una cosa, ripulitela, perché io sinceramente di vedervi sempre a disagio non mi va. Quindi tu, Nata, ripulisci, non puoi, butta via. È necessario un bidone, non abbiamo un bidone, aggiungiamo, lei sta ballando, quindi si è bella ripresa, bella tranquilla. Ok, ho aggiunto un bidone. Ah, vi ricordo che ho messo qualche indizio anche durante il gioco, quindi se voi, mentre io giro, guardo, notate qualcosa di diverso dalle puntate precedenti, potrebbero essere indizi sull'assassino, potrebbero essere indizi. Oh, Clou è triste, fantastico. Torta alla frutta, via, via, via. Dov'è? Ormai se la sono mangiata, se la sono pappata tutti i ragazzi, una cosa bruttissima. Io li farei ballare tutti assieme. Battaglia di ballo, balla insieme. La musica c'è. Potremmo assumere anche un DJ, ma non vorrei altre vittime esterne. Mamma mia. Poi, tra l'altro, è ora di andare a dormire, quindi la notte è sempre un momento critico. Sono le 9:47, è ancora prestino, diciamo così. Potremmo farli ballare, alcuni di loro, guardate qui ragazzi, la piscina, che effetto che fa. Cosa abbiamo? Piscina, bellissimo. Abbiamo anche qualcosa per rilassarci qui, quindi chi potremmo mandarci? Io manderei lei qui, allora entra. Manderei lui che deve fare pipì, quindi no, fai pipì prima. Tanto lei sta andando molto allegramente, lei è allegra, bisogna dire che in questo momento lei la tristezza non tocca. Intanto John balla. Ok, tu vieni qui. Oh, immergiti, fantastico. Tu direi poi vieni qui, entra. E facciamo venire qui anche, beh, la sua amica affezionata. Lei però sta dormendo, quindi no. Lui sta ballando, io li lascerei lì. Lei sta dormendo e sta ballando. No, loro due, che facciano conoscenza. Però in realtà si stanno spostando, quindi. Ah, hanno sonno, giustamente. E tu hai sonno? Lui non ha tanto sonno, ragazzi, devo dire. Lui è bello vigoroso. Vediamo lui. Ha la faccia molto seria, ragazzi. Molto, molto serio, devo dire. Però sta facendo appunto yoga, quindi sta rilassando. Lui ha sonno, lui ha un po' di sonno. Lo manderei a dormire anche lui. Stanno andando tutti in tenda, ma magari mandiamoli a dormire. Qualcuno è qui, fantastico. Dove dormono, dormono, ragazzi, non è importante. L'importante è che dormano, di tende ne hanno, hanno di tutto, quindi basta, anche basta. Ballare. Lei sta ballando, vediamo un po'. Sì, lei sta ballando di brutto, quindi sì, è a disagio per la torta alla frutta, però per il resto direi che vuole parlare con lui, chiacchiera con Harry. Ah, accidenti. Avrete modo di conoscervi, ragazzi, avrete modo di conoscervi, però intanto dormite magari un minimo, no? Dormite un po'. Potresti dormire qua? Dormi qua. Tu dove puoi dormire? Non lo so, sta andando da solo, quindi vediamo dove va lui. Ovviamente lui è sempre molto solitario, quindi. Però entra qui. Entra qui tutti insieme appassionatamente. Fantastico, è notte, ragazzi, è notte. Ma non è detto che l'assassino colpisca di notte, bisogna dire, eh. Facciamo passare un po' di tempo, vediamo che succede. Si stanno ricaricando bene. Lui, anche lui sta dormendo, ragazzi, qui dentro. E credo da solo anche, credo proprio da solo. Infatti si è fatta mattina e tutto è tranquillo, ragazzi. Cosa pensavate? È tutto molto tranquillo. Eh sì, io direi tu hai fame. Però magari vatti ad allenare qui. Ma anche lui vuole andare ad allenarsi, la coincidenza. Vai qui. Avanti. Allora, magari. Fai flessioni? No. Puoi incoraggiarla in teoria? No, non può. Non può, non può, non può incoraggiarla. Beh, fai flessioni con Alexi. Hanno tutti fame. Potresti venire qui anche tu, magari qualcun altro. Tutti in palestra, ragazzi, tutti in palestra. Lui però sta dormendo benissimo, della grossa. Hanno tutti un po' di fame, bisogna dire.
Ma tu potresti fare un po' di cucinato. Lei lasciamo andare a mangiare, assolutamente sì, anche lui ha molta fame, ma allenamento malvagio. Lei ha fame, benissimo, dai, abbiamo un po' di gente qua attorno. Lei cosa sta facendo? È qui, molto tranquilla, hanno tutti molta fame, ma va tutto bene, ragazzi, va tutto molto molto bene. Si è preso i cereali, vediamo se la faccia ci dice qualcosa, non ci dice nulla. Guardate i dettagli, ragazzi, è molto importante che notate i dettagli delle cose. Allora, qui abbiamo Alexi, abbiamo Nicolò, abbiamo... e chi è arrivata? È arrivata Niki, ragazzi, a parlare. Così, inaspettatamente, è arrivata Niki. Questa è una cosa particolare, molto particolare. Magari voi due, lei è felice perché ha mangiato, magari mandiamo tutti a mangiare e poi li mandiamo in sauna, assolutamente sì. Lei è sporca e va a farsi la doccia, giusto? Vabbè, dai, vai a farti la doccia quindi, dai. Mangerai dopo, dai, intanto fatti una bella doccetta. È troppo sporca, ragazzi, troppo sporca, quindi avanti, una bella doccetta. Ci sta. Ci sta. Ok, ragazzi, qui stanno tutti mangiando. Qui c'è Nicolò. Qui passa. È sporco. Qui passa John, molto sporco. Poi era passata Chloe. Sì, correndo. E lui è qui molto tranquillo che si sta mangiando, diciamo, la sua merenda. Stava suonando il telefono, ma non ci importa proprio tanto. Quindi, lei cosa sta facendo? È qui così. Fantastico. Ok, poi qui. Oh, Nicolò ha fatto un piccolo peto qui. Nicolò De Angelis. Qui abbiamo appunto la nostra Alexi. Lui sta facendo la doccia qui. Molto bene. E a lui scappa la pipì. Lui doccia pipì. Sempre a che fare coi bagna in qualche modo lui. E ragazzi, abbiamo qui anche Chloe White e Harry Lins, tutti qui a lavarsi le mani. Accidenti, tutti qui a lavarsi le mani. Il nostro John sta piangendo, ragazzi, sulla tomba di Jordan. Accidenti, sta piangendo sulla sua tomba. Non si sa bene come mai, però sta piangendo qui. Questo è il fatto. Strano, insomma, non è che si conoscessero così bene. Si conoscevano veramente da poco, quindi questa cosa, se vogliamo, è un po' strana, ecco, nel senso che sì, essere tristi sì, però lui è veramente molto triste per questa cosa. Lui è concentrato, a quanto pare. C'è anche il festival, informazioni sul festival. Festival distrarsi e distrarsi. Sarebbe dalle 17 alle 23. Scegli dove schierarti. Sei una creatura maliziosa o comica? Scegli dove schierarti concedendoti il tè chiaro o quello scuro, che vincono i migliori. Esibizione di cabaret. Fai ridere le masse eseguendo i tuoi migliori numeri comici. Le interazioni comiche ti frutteranno punti per i mattacchioni. Illumina il cielo. Acquista dei fuochi d'artificio unici al chiosco dei prodotti promozionali del Festival Distrarsi e Distrarsi. Voodoo diabolico, acquista una bambola voodoo al chiosco dei prodotti promozionali, poi esegui interazioni voodoo e maliziose per guadagnare punti per i burloni. Molto interessante, ma non lo so, sto pensando se mandarli o no, non potremmo, cioè, in realtà non c'è scritto da nessuna parte che loro non possono uscire. Lui ha una chiamata, Jordan, oh, vogliono chiamarlo per il festival, accidenti, accidenti. E ragazzi, è morta Alexi! Alexi, ragazzi, era in bagno, si era fatta la doccia, era lì da troppo tempo, è morta lì. Ed è arrivata Nata Brown, fiduciosa. Sta arrivando altra gente, stanno arrivando tutti. Accidenti, ragazzi. È morta Alexi. Vediamo come reagiscono, ragazzi. Vediamo se c'è qualche indizio da qualche parte. Non so se avete già notato qualcosa. Accidenti. Sì,
Stanno piangendo tutti, lui però dov'è? Lui no, lui sta giocando ai ferri di cavallo. Fantastico. Senti, tu con i ferri di cavallo potresti anche venire qui, invece di essere così fiducioso. Vieni qui. Oh, ragazzi. Lui proprio era distante, però strano. Ma perché non è venuto? Sono venuti tutti e lui no. Strano, strano. Ed è morta anche lei. È morta anche lei e l'indizio, ragazzi, l'indizio. Intanto spostiamo la tomba. La tomba di Alex si resterà qui e l'indizio sono questi fiori. Gli indizi, ragazzi, sono qui. I fiori. E non è l'unico indizio in realtà, non è l'unico indizio, quindi forse solo quelli con lo sguardo più acuto avranno notato, a parte tutti i comportamenti dei Sim che sono da valutare. Quindi la situazione si fa molto intrigante, secondo me, ragazzi, dovete valutare molto molto bene. Dovete valutare bene questa cosa perché i loro comportamenti sono veramente indicativi, più vari indizi che posso lasciare in giro. Eh sì, ragazzi, sta a voi, sta a voi. Qui abbiamo la tomba di Alexi. Veramente sono triste per questa cosa. Vediamo lui come può reagire. Il lutto per Alexi è molto concentrato, devo dire, quindi sono tutti tristi, mi sembra. Vediamo un po'. Lei è molto triste, Nata Brown, assolutamente sì. Nicolò è solo triste, lei è triste e sta piangendo, anzi, per Jordan. Lui è in lutto, ma è concentrato. Lei è triste e piange per Jordan. Veramente la loro vacanza sta diventando qualcosa di boh. C'è John che ha sempre l'istinto di vomitare, ma finché mangi queste cose comunque non migliori. A lui viene sempre da vomitare quando vede queste cose, quindi. E fatto sta che è morta la nostra Alex. E io direi, visto che il morto ce l'abbiamo. Ah, John è un sim schifiltoso. I sim schifiltosi vengono nauseati dalle cose appiccicose e disgustose, ma lui sempre per la morte si nausea. Potremmo mandarli tutti quanti al festival, direi proprio di sì, magari ci sta. E intanto diamo un'occhiata al festival velocemente. E siamo al festival, ragazzi. Ho deciso di portarli perché quando ci ricapita non lo so, quindi tanto vale dare un'occhiata anche se sono tutti in lutto, anzi, così possiamo vedere in velocità il festival e anche come reagiscono loro. Qui abbiamo una bevanda particolare, unisci ai burloni, sì. Qui abbiamo un tavolo da gioco, no, da mangiare, quindi. Qui abbiamo un po' di fuochi d'artificio, quindi direi accendili magari. Lo puoi fare? Non si può fare, ragazzi, non lo so. Mettetemi una maglietta, compra prodotti promozionali, vai. Questi non si possono accendere, no? Allora, disegna dei graffiti, dipingi un murale politico, vai col murale politico, ma andiamo tutti a fare qualcosa. Tu potresti prenderti a mangiare, ordina del cibo. Vediamo cosa hanno, spiedino, merguez, tagliane, non so se lo sto leggendo bene, ma sto sparando un po' così. Bambola zovudiu di Badam. Prendiamola, siamo con la nostra aliena. Prendiamola, ma non ha detto che la tenga lei. Candela magica, assolutamente sì. Vediamo un po' di candelotti così, tanto per. È una palla di vetro, fantastico. E tu dove? Tu vuoi essere perfido con chi? Guardate come sono messi. Ragazzi, questo è il festival distrarsi e distrarsi. Così abbiamo avuto anche occasione di vederlo. Abbiamo il soffiabolle che abbiamo già visto, l'abbiamo già utilizzato, quindi sappiamo com'è. Ah, lei sta avendo difficoltà con le bacchette, sta mangiando con le bacchette. Qui abbiamo cose orientali, quindi molto carina, sta mangiando con grande difficoltà. Stanno già rilassando parecchio in qualche modo, anche se sono tristi. E a lei prende fuoco la lingua, diciamo. Accidenti. Vediamo se sputi fuoco, non si sa. Lei si è scottata di brutto. I burloni e i mattacchioni sono testa a testa. Continua a seguire interazioni in modo che la tua squadra passi in vantaggio. Quindi c'è un gioco da fare.
Bisogna continuare a scherzare. Vediamo le interazioni quali sono, ragazzi. Loro però sono un po' troppo tristi. Qui c'è uno col cappuccio, schernisci l'abito. Ah, interazioni maliziose quindi. Per il festival. Ah, ho capito. Ah, litigata in corso, ragazzi. Harry ha buttato una bevanda a Geoffrey Langdrab. Accidenti. Harry. Eh sì, eh sì. Comunque, ragazzi, chiudiamo qui la puntata. Ho voluto portarli al festival per vederlo, per dargli un'occhiata veloce, ma lo vedremo, diciamo, nel dettaglio con altri sim. Avete potuto vedere le reazioni dei nostri sim? Qui si stanno divertendo anche a sentire questo sim cantare. Hanno quest'aura sbarluccicosa, tra l'altro. Penso perché hanno bevuto la bevanda, distrarsi, distrarsi. Molto interessante, mi piace questo festival, lo vedremo nel dettaglio prossimamente. E noi possiamo chiudere qui la puntata. Ditemi i vostri pareri sotto, voglio assolutamente sapere, secondo voi, chi è l'assassino, cosa avete notato. Fatemi sapere. Quindi mettete un bel like se vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!